Bene, Giuseppe, è il nostro amico di oggi, ciao Elena. Ciao. Benvenuto, benvenidos, benvenuti. Iniziamo. Conto, come sempre, facciamo da 5 a 1, poi quando sarai pronta me lo dici, 5, 4, 3, 2, 1, <clears throat> okay. Bene, come lo vedi? Allora, mm, lo vedo su una barca, una mm -hmm. piccola barca um, simile a quelle barche da fiume. Eh, Vecchie, sai, tipo canoa tipo, ma lunga, no? Sì, esatto. A Remi non è tipo proprio una canoa. Mm. Quelle ah, tipo, sai quelle asiatiche, mm -hmm. okay, Con una vedere. fila di persone o due che rema? Due file parallele? No, non no. c'è eh, un... solo una persona, a una persona. Ah, mm. una persona. Okay. Eh, lo vedo su questo fiume eh, mentre Rema io vedo le sue spalle vedo che va in là però sembra quasi che vada al contrario nel senso che sembra quasi che non vada verso eh, la foce del, del fiume ma verso la sorgente oriente Asia. Sì. Paese. Uh, mi viene il nome, quello vicino alla Cambogia, piccolino. Laos. L'altro. Ah. Vabbè, Vabbè, qui. Yeah. Più o meno lì. <coughs> C'è la Cambogia, hai detto. C'è un altro piccolino, vabbè. Vietnam, no. Thailandia, Laos, Malesia, Singapore. ma no, allora no. sarà Vietnam allora, perché non è Laos. Vietnam. Sì. Vietnam è sul mare, il Laos no. No, no, si sì, vede lì è un fiume, quindi... Vabbè, sia come sia, ti dà l'autorizzazione, questo Giuseppe, <coughs> di una probabile vita parallela uh -huh. precedente? Sì. Sì, sì. Ok, qual è il motivo per cui ci mostra questa vita? <coughs> ci mostra questa vita perché... Eh... Lì era alla ricerca, ehm, era la ricerca di qualcosa di che lui sapeva di esserci mh, fuori dal, dall'ordinario dice, eh, mh, dice in realtà io andavo. Sì, andavo sul fiume, ma andavo nella direzione giusta. Ok? Eh, volevo farti vedere questo per farti capire che in quella vita io andavo a cercare qualcosa fuori dall'ordinario, quindi, come se fossi riuscito a risalire il fiume con la barca, no? Uh -huh. In realtà, era una cosa simbolica di quella vita okay. mm. come si chiama il progetto di giuseppe così subito ah, viene. il castello a quadri Ok, chiama una uh -huh. evidentemente esiste interferenza che ce lo illustra. Ce lo spiega. Uh -huh. è arrivata una cavalletta mm. eh, mi fa vedere che mm, quello che loro vogliono fare con giuseppe è ehm, Fare dei collegamenti come se facesse, eh, come se si aggiungesse tutte le volte una, una parete di un castello dove eh, un mattone, un quadro, sì, esatto. Che ogni volta che Giuseppe eh, trova, diciamo, una nuova strategia per andare verso la sua evoluzione, loro aggiungono un pezzo per contenerlo. O una faccia mm. oppure va in alto il tassello, no? Esatto. Abbiamo mm. già fatto ho già fatto una sessione molto in passato con Giuseppe. Così solo una domanda senza analisi. È tornato qualcosa? a parte questa come entità eterica con questa cavalletta che è collegata appunto a questo programma progetto Di altre entità eteriche no edl Sì, edl ce ne sono tre quindi sono le entità mentali scommetto non mm. viste la no mm bisogna poterle vedere. Uh, quali e quante? Uh, son due. Um, du, di due. di livello 2 e di livello 3. 2. Suo il nome, ma soprattutto il compito. nome mi dice lirium oh. mm -hmm. mm. quella di livello 2 è l'entità mentale che fa sì che lui non, <clears throat> non si permetta di tenersi di mettere i suoi, i, confi, i suoi confini con gli altri <ride> eh. non tenere ehm, rispettati i propri confini esatto questo intendi eh, esatto okay. sì. eh. l'entità mentale che gli dice sempre che comunque eh, c'è cioè, che ehm... Quando lui vuole affermare i suoi confini, gli fa entrare il senso di colpa, anche se non così evidente, eh, e fa sì che lui eh, mm, lasci che i suoi spazi siano invasi, anche quando non vuole. L'identità uh -huh. di livello e la Come stai Elena? se sono un po, un po' di frequenze. Un po'? Sì. Scocciata? No, no, no. Un po' stanca? Mm. Alziamole. Rispetto uh -huh. a quelle a cui sei, alzare del doppio. Quando ci sei me lo dici. Ok, le spiglie le vecchie e le cementifichi e unifichi alle nuove, che sono il doppio, uh -huh. e crei una nuova base. Quella è la tua nuova base. Uh -huh. Ora le riraddoppi, quindi rispetto alle prime sono quattro volte tanto. Quando l'hai fatto, prendi la vecchia base, la nuova base, e le unisci in un'unica nuova base. Se sei soddisfatta ti fermi, se no lo rifai un'altra volta. Mm -hmm. Ok. E già che ci siamo, vediamo la vibrazione di Giuseppe. Di Giuseppe. 28 miliardi. Molto bene. Percentuale di consapevolezza. 147. PSP. 48,52. Vite precedenti 1238 percentuale di cervello 9,6 Bene, sai come si chiamavano per la pagella i genitori, no? Allora, in questo caso la pagella chiamava i genitori di, di Giuseppe ed è... Il bambino va benissimo, non ci sono <ride> problemi nel senso più che buona quasi ottima vibrazione, uh -huh. alta consapevolezza, praticamente equilibrato PSPE. Un bello scarso numero di vite precedenti, probabilmente tutte belle, ricche e proteiche. <ride> e vabbè, il cervello finora, cioè ultimamente, lo vediamo sempre più o meno intorno agli 8-9. Evidentemente, sì. si sta aumentando, sta aumentando un po' per tutti. Ok, l'abbiamo vista la 3, eh? di esitamento no. mentale? No, vediamola. Ah, la stiamo vedendo appunto. Il nome mi dice Karnak. Eh. Quello che mi fa vedere è che lui. Mm. Uh, diciamo che è l'altra faccia dell'entità mentale di livello 2 nel suo caso, cioè eh, è lui che eh, è proiettato verso le persone che gli stanno vicino, oltre misura, cioè oltre quello che sarebbe di sua competenza, ok quindi eccessivo altruismo. Sì, esattamente. Quindi si occupa troppo degli altri rispetto a quello che potrebbe essere la sua competenza. Ok, ci sono impianti eterici e o mentali? Allora, eterico vedo. Una cosa particolare che è più una rete che un impianto. Vedo come se fosse un filo elettrico simile che va dal piede a tutta la parte destra del suo corpo, quindi anche il braccio fino alla mano mi fa piede, gamba, fianco così e poi tutto il braccio fino alla mano destra, e basta. Uh -huh a sinistra no poi e poi c'è un impianto mentale un piccolo disco sulla pineale mm. mentale ah. questo Sì, mentale mentale penso sia quello lo vedevo già prima quando ci raccontava i suoi punti è quello che lo fa svegliare la <ride> notte alle 3 è particolare okay. mm -hmm. particolare perché particolare perché è come se scaricassero dei dati prima, come se le entità mentali eh, programmassero i pensieri di Giuseppe prima dell'inizio della giornata. Okay. Quindi iniziano ogni giorno alle tre mm. con un lavoro mm. di, di controllo sì. attraverso questo impianto mentale. Che oggi toglieremo ovviamente, uh -huh. comunichiamo subito, lo scriviamo nel suo corpo mentale, che la memoria dell'ormai si è abituato a Zerte alle 3, le 4, uh -huh. va combattuta, eliminata, uh -huh. cambiata, in quanto alla fine di questa sessione quell'impianto quel, quel, quel non ci sarà più. Va bene, sono tante i punti che dobbiamo vedere, ma più o meno questa è l'impostazione. Chiamiamo subito, ne, apriamo subito le porte del cinema, invitiamo moglie, figlio, figlia, nipote, madre sorella. Iniziamo dal figlio, si presenta, se sì, dove si siede? Allora, il figlio si siede in prima fila. <coughs> si siede in prima fila ma è, è come se avesse la necessità di stare vicino al papà è come se volesse stare in piedi vicino al papà cioè ci sta seduto ma oh un po' con questa cioè come se si dovesse bloccare perché il suo istinto è di andare <coughs> seduto vicino al papà poi di fianco c'è la figlia con il nipote la moglie è dietro è come se fosse un po Timorosa come se tutto il mondo di Giuseppe la spaventasse un po', uh -huh. e poi in terza fila ci sono la, mam la mamma e la sorella, ha detto, o oh, fratello, non mi ricordo. La mamma e la sorella, infatti, vedo una donna, però non ero sicura. Sì, la mamma e la sorella sono in terza fila e mezzo più o meno si fidano di lui e quindi sono venute a vedere tranquille. Il più interessato, la più interessata chi è? Allora, il più interessato proprio che è entusiasta è il nipotino. Vabbè, questo, tranne il nipotino perché i bambini sono sempre ah, così. Fa il, 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 il cinema, figlio. sono sempre lì che saltano. Ah, il figlio. Beh, benissimo. Uh -huh. Lo vedi timido? Eh, lo sì, lo vedo che ha bisogno di. è dipendente dalla, dal dalla presenza del padre. Ok. Diamo un'occhiata all'emozionale di Giuseppe e il figlio guarderà quello che faremo, uh -huh. vedrà il proprio emozionale se vorrà. La timidezza che. È una bella nemica nascosta. Lo potrà, la potrà vedere il figlio? Così come altre eventuali, se ci sono emozioni. Magari non è timido, io ipotizzo. Vediamo l'emozione di Giuseppe. Uh -huh. Come lo vedi? C'è principalmente un'emozione un di. non so come chiamarla. Um, sofferenza, ma non sofferenza nel senso di dolore, sofferenza nel senso di. Fatica a vivere, eh sì, però la tradurrei come eh, sono qua, sta fermo, statico e vorrei muovermi da un'altra parte che non so dove. Mm, ecco, staticità. la tradurre così, sì, sì. <coughs> che è se... un po' legata mm, dimmi, dimmi. essere staticità e ehm non concreta, eh, nel senso non è che il suo desiderio è cambiare casa, che è proprio che non sa in che direzione muoversi quindi sta lì fermo, ok. Il figlio che fa giusto, osserviamolo. Cosa vedi di sé? Vede eh, nel suo emozionale, vede tutto, tutte le emozioni che sono chiuse lì, uh -huh. e ce ne sono 4-5 che sono diciamo quelle principali con cui poi impari la vita. Tra virgolette, direi: quindi un po' di paura, un po' di <coughs> rancore, un po' di tristezza, un po' di dolore, cioè sofferenza ehm. Um. In sicurezza, ok, che sono chiuse dentro e vede che le tiene chiuse dentro e non, e non riesce a tirarle fuori e a, e a muoversi nel mondo, ecco, ok, e il padre, questa staticità sofferta, come emozione emozionale, la vuole togliere. Sì, sì, sì. Bene, che lo faccia. Si apre un portale definitivo, la prende con le sue manine, la strae dal suo, dal suo emozionale e la mette lì dentro. Uh -huh. Ok, fatto. Bene, okay. ora il figlio ha visto com'è facile e ne prenderà atto. <coughs> causa esoterica di questioni fisiche ginocchia è, è la, la conseguenza di questa staticità direi cioè perché proprio um, in modo traslato lui diciamo lui vorrebbe muoversi ma è fermo lì e le ginocchia fisicamente la ps lo lo um, mostra lo, uh, lo mostra diciamo a Giuseppe anche attraverso le ginocchia perché è come se facessero sempre questo movimento vado e sto vado sto vado sto gomito destro il gomito destro eh, si infiamma per, mh, per tutto quell'impianto eterico che ha dalla parte destra del corpo stomaco No, è eh, legato al suo emotivo, emozionale, sempre questa cosa, no, più che quello della staticità lo vedo più legato alla parte delle entità mentali, della, suo dei suoi confini invasi. Sono fini che non sono bene netti e non si vedono, quindi riesce. È come se facesse fatica a digerire questa cosa a livello eterico emotivo. Il testino, dove pare ci sia un polipetto. Era un vecchio impianto che è stato inglobato e appare il polipo. cosa serviva? Era uno dei, dei. Aveva quattro impianti eh, che utilizzavano quando gli facevano le abduction. Come se metteva. Mettevano. Erano, sparte, erano su una stessa linea, erano quattro e collegavano questi tubi. Questi impianti durante mm -hmm. le abduction. Diciamo. Mm -hmm causa esoterica dei problemi ai denti per iniziare sulla questione dei denti ben sei eh, non riesce a non riesce a trattenere eh, la sua libertà la sua la sua libertà di movimento proprio quindi sempre sti confini lo vedo rispetto a questi confini con le persone intorno a sé e quindi proprio i denti e quelli dietro sono trattenere il boccone tra virgolette quindi il boccone libertà il boccone spazio i suoi spazi uh -huh. e su sei a... quattro subiranno l'inserimento di un cioè per quattro 4... 4 saranno interessate dall'inserimento di un impianto, quindi quattro impianti su sei denti, interventi denti. Tutto a posto? Si domanda. Uh, se, se riesce a rimanere centrato dopo la sessione, dopo che togliamo tutto, sì, non c'è problema, le ossa sono ancora belle, solide. Vedo e riusciranno a mantenere gli impianti, e rimanere centrato e uscire da questa eh, rimanere pulito da no? tolte okay. le entità mentali che gli fanno fare questo gioco diciamo che ci dovessimo dimenticare già adesso che da solo si creerà alla fine della sessione una Eternum da mettere lì, uh -huh. sei eterno, non perdente tutti attaccati, appiccicati. Uh -huh. modo che vada tutto per il meglio, bassa vitalità, poi ce l'ha spiegato, causa esoterica ovviamente. Ehm, ha la sensazione di aver già fatto tutto, di non aver più nulla da, da imparare, da sapere, da capire, sì. Io lo vedo legato appunto a questa emozione di staticità. Che in realtà come se qua così non, non ci sta più bene, no? È come se fosse statico, cioè tutto sempre uguale, funziona tutto, non, no? mm -hmm. non, non evolvo più, non vado più avanti, e invece mh, vorrebbe prendere un'altra direzione, ma non sa quale. E infine si chiede se esiste l'autoguarigione. Allora, assolutamente sì, ci sono vari aspetti, vedo io, quindi c'è tutta una parte di vibrazioni, di alzare le vibrazioni, mm, che quello, allora, diciamo, alzare le vibrazioni lo vedo come ehm, efficace per togliere il sintomo, ok, momentaneo, ma ehm, senza la consapevolezza... Il, il sintomo ritorna quindi con le vibrazioni, imparando ad alzare le vibrazioni e imparando a sentirsi a centrarsi a sentire la propria ps. Allora si impara anche a capire da dove arriva il sintomo, da dove arrivano tutti gli acciacchi, a vederli e quindi, poi a non a, quindi a bloccare questa. A non fare più tornare la causa del sintomo, no? Ok, quindi vedo questi due livelli che assolutamente ognuno può fare. Imparare. Quali sono le sue capacità medianiche che sono lì sotto la brace? Mm. Beh, allora già lo vedevo prima, la, la, sua la sua evidente capacità di comunicare con gli animali, che eh, penso che anche lui lo sa, eh, la, eh, sappia benissimo come fare. Uh -huh. eh, Allunisce non, eh, non penso sia, uh, non penso che lui abbia trovato quegli, eh, quegli uccelli da, da salvare, perché cioè, non è che per caso. Cioè, mm -hmm. quegli uccelli sono arrivati lì per farsi salvare da lui mm -hmm. perché sentivano mm -hmm. un'empatia. Esatto, la cornacchia, esattamente, mm -hmm. sì. mm. poi, poi vedo sì. che dimiti. Mm -hmm. No, 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 vai. vai. Uh, lo vedo in mezzo a. Un campo di fiori eh, è come se creasse delle bolle energetiche collegando i fiori tra loro. Quindi un mondo vegetale. Il mondo vegetale, eh, le energie alchemiche, vedo proprio la. lui sente le energie delle piante da quando sono cioè quindi anche la terra sente se la sente proprio non ha bisogno quasi di nozioni sente se la terra è pronta per accogliere eh, delle nuove piante fiori che crescono e quali nuove piante fiori mm -hmm. e, e sente esattamente quando eh, quando le deve piantare, coltivare e quando le deve raccogliere, quando le deve bagnare, tutto. Cioè, vedo proprio che è in grado di creare queste bolle energetiche con le piante. Quasi l'evoluzione del suo vecchio mestiere, no? Esatto. Possiamo dirlo? Sì. Erborista. <coughs> Sì, eh, va oltre. Va cioè, oltre, chiaro. Esatto. Parla con la pianta mm. viva, non eh, con la sì. proprietà della pianta esattamente, raccotta, secca. Cioè, Lo sa già, cioè, sa già a priori, parte lui. cioè lui parla la... con i bisogni della pianta, sì. con uh, esatto. la um, connessione terra-pianta. Sì. Quindi la terra dice sì, qui menta adesso esatto, eh, e non mi domani, e non mi esatto, melissa, melissa no. tra due mesi. Ne so. Esattamente. Ok. Cornacchia, chiamiamola. È viva. Sì. Eh. Che hanno scusami, la cornacchia? Una cosa vecchia, è una cosa vecchia, la cornacchia. No, di quest'anno, ok. È viva. Sì, è viva... Uh. Cioè, l'anno scorso. No, di quest'anno l'anno scorso dicembre, ottobre, Vabbè. due tre, me, tre mesi 4 uh -huh. non è neanche lontanissima. Mm. Vive po'. la sua vita selvatica? Sì, eh. sì, Se sì, vive la sua vita selvatica. Eh perché è andata via insomma lui l'ha salvata l'ha trovata l'ha allevata eh, lei ha iniziato a essere molto legata a lui si fidava anche degli animali lui ha temuto si è persa chiede lui ha temuto che fosse caduta preda di qualche falco così via perché è scomparsa dall'oggi al domani ci è rimasto molto molto male no no mm. perché è repentinamente scompare si perde mm. allora io vedo che ha mm, iniziato a volare più con voli più lunghi più alti rispetto al solito e come se Si è trovata in un posto per lei molto eh, stimolante. Molto stimolante molto conforme alla, alla, alla sua natura. Mm -hmm. e in qualche mm. modo ha prevasso l'istinto e non il esatto. ricordo. Sì, negli animali è quello che prevale. Potrebbe tornare a salutarlo. Allora, se torna, torna, non torna a salutarlo, non so come dire, come se... se torna è per rimanere. O può tornare quando inizia a essere un po' più meno agile, più un po' più vecchia, un po' più invecchiata, allora vedo che potrebbe tornare, sì, per rimanere però. Sa che lì è protetta, sa che lì può vivere in maniera più protetta adesso non so se maschio o femmina ma vedo che ha che è su un nido a un certo punto ma adesso è in inverno no no vedo che a un certo punto eh, si cioè la vedo in una fase della sua vita su un nido ok vuole lasciare un messaggio L'eterico di lo spirito della cornacchia di un animale, dice che <coughs> si è avvicinata a lui, è stato con lui perché l'ha riconosciuto da un'altra vita. dove le loro pareti eteriche hanno vissuto un pezzo di vita assieme. Cioè, mh, quella parte eterica lì ha riconosciuto la parte eterica di Giuseppe uh -huh. da un'altra vita. Eh. Come uomo, sì, sì. umano. Uh -huh. Quindi l'eterico va tra l'uomo, l'animale, l'uomo e l'uomo. Sì, l'eterico sì. Gira. Sì, 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 sì. sì, sì, sì. Il grande spirito no? degli indiani d'America. Ripetiamo fino alla nausea queste cose perché alcuni vedono alcune sessioni, altri no. Poi mi chiedono mm. la leggenda, la PS, la pie che cosa sono, cosa mm. un EDL, un ADL, un UDL, EDL, essere di luce. Fatevi un mazzo così, se no non acquisite nessuna consapevolezza. Mm. Non siamo gli insegnanti di nessuno, vi dovete fare il Q. <ride> Qui non. Eh, anche. Ah, il più è eh, non. Eh. Ok, perché c'è rimasto così male? Perché ha riconosciuto. Quella vita la, eh sì. Okay. Mm -hmm. Causa esoterica dell'incidente stradale, non lo descrivo, facciamo prima: rimane illeso, si sente come uscito da una bolla protettiva. Allora. Ah. Allora, lì hanno fatto un abduction. Mm. Vedo il collegamento con a uh, questo Umanoide, eh, te lo descrivo. Potrebbe essere siriano, però te lo descrivo. Eh, abbastanza mm, alto e mm, lanciato snello eh, esatto. Eh, la testa, abbastanza tondeggiante, e qua fa come se la testa e i capelli fossero uniti e fa tipo due protuberanze. è il colore un po tra l'azzurrino e il verde una cosa così ok questa è la causa esoterica sì causa esoterica del fatto che si sente legato a Sirio Secondo me è questa qua che c'era, però non c'è più. Penso sia è stata tolta con un'altra sessione. Anche se non è stato visto questo collegamento, però il, vedo che il... Le entità eteriche che sono state tolte hanno fatto sì che non ci fossero più le condizioni per far rimanere anche questo collegamento. Oh. Pronto? Ci sento. Causa. Sì, sì, mi senti? mi senti? Adesso sì. Mi senti? È andato via due secondi. causa esoterica? del fatto che Giuseppe uh -huh. praticamente ha lasciato tutto per fare l'eremita diciamo allora è stato un grosso passo di reazione a quella sensazione a quelle a quelle due um, Sensazioni e emozioni che gli fanno provare due entità eteriche ed è scusa, mentali quando lui ha lasciato tutto erano di grado più alto, erano 4 e 5. Lui era assorbito completamente dagli altri, cioè era qua, quasi che lui, una sua personalità, non riusciva ad averla quindi, era tutto il giorno, tutto. Il tempo un circolo vizioso così ed è riuscito a staccarsi. Ok, la PS è riuscita a, consapevo a fargli consapevolizzare questa cosa ed è riuscito a staccarsi da tutto. Ok, quindi le entità mentali si sono, si sono diminuite di grado, sono state 2-3. Quindi è stato proprio un primo. Un, un grosso passo evolutivo fatto da lui autonomamente. Mm -hmm. <coughs> Adesso può fare l'altro pezzo. È pronto per fare l'altro pezzo. Ok, vediamo velocemente purtroppo la tua sessione giuseppe è molto ricca quindi vi vorrei picchiare su un argomento che secondo me è molto importante come sempre però vediamo se ci sono delle cause esoteriche delle vite precedenti paralleli, parallele uh, per, che spiegano il particolare forte legame tra lui e il figlio figlio che l'ha seguito figlio che dipende da lui figlio che non si stacca mm. da lui ha delle problematiche sue personali che lo condiziona mm. si sì, è come in eterico vedo che c'è Giuseppe e poi il figlio come se qua, quando si attacca è come se si ingloba col padre completamente dipendente da, dal padre mm. lo, lo vedo che non riesce a uscire autonomamente nel mondo no mm. Sì, non, ve, non vedo, non c'è un legame, una cosa, una causa esoterica particolare per cui loro due debbano essere se non entità mentale, quelle due entità mentali di Giuseppe che fanno sì che lui non, non dia uno, uno stacco netto, no? quindi che affermi i suoi confini. E mh, ci sono tante, mh, cioè ci sono le interferenze del figlio. Vedo che le ha, alcune sono lì dalla nascita, cioè proprio come se fosse il programma del figlio, che deve consapevolizzare per poi riuscire a, a staccarsi. Giuseppe, da parte sua, può appunto fermare i suoi confini, così riesce a, a staccarsi, a far staccare un po' il figlio. Va bene. La fiamma incarnata. Allora, la fiamma. Sì, È incarnata. Penso che viaggi molto. Probabilmente per lavoro. Uomo o donna? È una donna, anni più o meno, eh. intorno ai 45 sì, tra i 40 e 50. Uh, Azione, nazionalità francese, penso. però Adesso la vedo che si sposta spesso tra Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, comunque Europa. Ok. Andiamo subito con Giuseppe nel suo cluster a vedere se c'è un contratto tra lei e lui, per cui hanno deciso di incontrarsi. Sì, ci può essere un'occasione uno, un dove si incontrano. Mm. può essere legato a, potrebbe essere legato al lavoro di lei e alle passioni di lui eh, quella è l'unica occasione però dove possono iniziare un contatto le piante sì eh, l'immagine che ho poi non so l'immagine che ho comunque è tipo una fiera o un Un'esposizione, quando sarà finito questo periodo del ca ah, sì, sì. In Italia o in Francia sulla potrebbe essere o Costa Azzurra o se no Liguria <coughs> Vedo lì più o meno. Come vedi le loro PS? Adesso si sono visti nello specchio. È come se quando noi le chiamiamo si illuminano, no? Si illuminano e riflettono sullo specchio che abbiamo messo sopra. Quindi ora c'è il contatto, c'è il collegamento. Va bene. Entanglement, lo spazio non esiste. Ah una esatto. di fronte all'altro adesso naso a naso voglio vedere cosa c'è in quel millimetro tra un naso e l'altro non c'è più niente dopo si unisce in eterco si unisce lì in quel punto dove si mm -hmm. uniscono qual è la vibrazione Novecento miliardi. Vai con la telecamera a vedere cosa fa Odino davanti a questa cosa. Non riesce a guardare troppo. Perché? È troppo alta la vibrazione non si può avvicinare più di, mm. più di... <coughs> domanda udino questa è la cosa che più teme mm. non c'è altro che teme di più non so che eh uno sì. che dice mm, dimmi, dimmi. Mm. diciamo nel singolo eh... Finché è una coppia di fiamme, vada da un'altra parte. Quello che teme in generale è che l'unione delle varie coppie fiamme alza, potenzia in maniera esponenziale le vibrazioni della, di questo gioco. E cioè più, più fiamme ci sono e meno possibilità ha lui di sopravvivere eh, la vedo lontana questa cosa però quello che lui teme è che così tutti scopriamo eh, piano piano ci scopriamo tutte fiamme e non solo una cosa che vedo adesso così è che si presentino tutte le fiamme. Dove cioè, man mano lui... che... No, no, nella matrix, man mano che si incarnano... Sì. sì. Ok, si incarnano fiamme. Fino a che non siamo... Il 3% attuale ma il 100%. Esatto, e lì non c'è più il gioco. Serve il 100% o c'è una massa critica? Una percentuale massa critica? Allora, più aumentano, e più è veloce il processo. Eh, il punto di non ritorno è l'80%. Altri: 80%. Altina, 80%. Mm. Ci sono delle interferenze che questo non succeda? E eh, diciamo che quello che stanno facendo adesso è proprio questo. Ok. Da qualche minuto mi ha riscritto la povera stalker, scrivendo che io sono la sua fiamma. E io le ho detto che sto per iniziare una bella denuncia. <ride> questa è una, e questa è una um, interferenza per questo lavoro? Beh, di questa qua interessa niente. La denuncerò e sì, basta. Eh sì, sì, A sì punto cioè, non livello... devo fare nulla. No, Poverina, certo. marito scoprirà tutta questa cosa. Lei l'ha voluto. Infatti, suoi, oh. insomma. Io sono stufo di ricevere le mail di questa qua. Nonostante sì. le sia stata dedicata eh, Transfert, una bella sessione intera con un bel 5 minuti di sfogo, questa continua e io vado alla polizia postale, e mi, mi sono rotto, palle piene. Eh, questa è un'interferenza affinché questo lavoro possa essere debolissimamente infastidito, non userei neanche mm. l'espressione oh. interferito. No, io vedo che è più una cosa che provano a livello di... Eh, gli uomini del tempo sulle singole persone. Cioè, i suoi su di lei? Sì. Se interferiscono su di me, a me da fastidio. Quello sì, però <coughs> san benissimo che non è sufficiente per interrompere il lavoro, cioè non era okay. quello l'intento. Comunque lo ribadisco, come gli ho appena risposto, mail non letta. Tenuta da parte per eventuali azioni legali, non so più come dirlo. Basta, stop, fine. Ad eternum, su questa storia, ad eternum, su questa donna, si faccia la sua vita, vada dal suo marito. Ma rotto i coglioni. Lo dico qui, nella sessione del povero Giuseppe: mi sono rotto i coglioni. Ok, YouTube, censura quello che ti pare. I coglioni sono rotti. Vai a farti la tua vita se vuoi proprio le fiamme buttati nel fuoco oh. detto questo messaggio della fiamma di Giuseppe a ah, Giuseppe in italiano Eh, provo a descriverlo, eh? che non sono parole, è un'immagine. Ehm. Mm. È incredibile come quello che lei trova incredibile e fantastico e magnifico. È che lui non, non solo è l'altra la parte della sua PS, ma che eh, tutti i suoi interessi sono da la faccia degli interessi di lei che ancora non aveva visto non era riuscita a scoprire sono riuscita a, a spiegarmi no si sì. oh, ok a dire un'altra parola così arricchiamo la visione eh, rispetto alle piante ok lei fa tutto lei lavora in qualche modo con le piante non direttamente ma ha eh, a che fare con con tutta quella parte della natura così ok eh, però non sa tutta la parte terapeutica come eh, coltivarle crescere non lo sa e, e lui fa quella parte lì per esempio poi a livello spirituale eh, mh, lei è molto mh, cioè lo sente ma non ha fatto nulla molto aperta rispetto molto curiosa e aperta rispetto a tutta questa parte, ma non ha mai fatto niente, e lui invece, ha fatto tutta quella parte, mm -hmm. okay, mm -hmm. quindi complementari, Le... esatto. anche nelle esperienze, esattamente come se la, la loro parte eterica fosse una anche lì, una mm, il pezzo mancante dell'altra. Dell Esatto, ma infatti funziona così con le fiamme. Ma se semplifichiamo che Giuseppe è legato al mondo vegetale, la semplifichiamo uh -huh. lei sì. non lo è, ma lei vorrebbe esatto. Cioè, praticamente e, okay. non ha mai fatto esatto. In teoria, no? È una cosa che la, la incuriosisce, e il contrario, lei invece, in cosa è in gamba e lui non ne sa nulla, ma è incuriosito So, mondo minerale. Il canto, che ne so, no, vedo. che Lei molto viaggia, molto uh -huh. vedere il mondo, ecco. Sì, però eh, da quel punto di vista, non so, è come se lui l'avesse vista da turista. Se tipico, boh, mi viene così, uh -huh. non lo so. eh. lei invece lo conosce come se fosse cittadina del mondo, no? Quindi uh -huh. quando vai in un posto sa vivere come le persone di quel posto, uh -huh che infatti lui eremita è, 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 è il totale opposto eh, esatto sì. però è contento ma non contento perché non ha più nulla da fare esatto a studiare francese giuseppe subito <ride> in fretta pure se vuoi ti do ripetizioni no scherzo Okay. Ci manca che fai anche quello. siamo a posto. Purtroppo sporco anche qua la bella sessione di Giuseppe. E guarda caso ha risposto che non scoccia più. Evviva! Oh. Benissimo. Chiusa parentesi. Alziamo le nostre oh. frequenze con il sistema del, uh, dei piani di marzapane: no uh -huh. se ne aggiunge uno e si uniscono. Se ne, quindi se ne fa uno più spesso, se ne uh -huh. aggiunge uno, un altro dello nuovo spessore, si uniscono. L'alziamo, l'alziamo, l'alziamo l'alza anche Giuseppe. A quanto sta? Così, senza andare al cluster. 125 miliardi. Bene. Ma prima di andarci chiamiamo il padre, i disincarnati, il padre, la nonna materna e anche paterna e tutti i disincarnati di tutte le generazioni. Giuseppe. Con portale aureo già aperto, pronto ad accogliere tutti quelli che vogliono cogliere appunto questa occasione. Uh -huh. Come li vedi? Chi viene? Quanti sono? 85. Mm. C'è il padre e le due nonne, sono un po' dietro, un po' nell'ombra, diciamo. Il padre invece viene molto avanti e dice: È come se. Eh, vedo questa cosa particolare che non, non era successa ancora. Um, Mm. È, è un po' di tempo che è consapevole di come è come se lui si fosse accorto di questi portali aurei che noi apriamo tempo fa. Da qualche padre. tempo si, sì, il padre. Ma è come se sapesse che Giuseppe avrebbe aperto un portale aureo lui e avesse presentato il suo sì. per lasciare un messaggio, immagino per farlo con giuseppe esatto per questa opportunità e voleva farlo con suo figlio con quello che è stato suo figlio in vita ah. qual è il messaggio um. dice penso di essere stato che noi siamo, cioè penso, lui da lì lo sa, siamo, eravamo un anime affini e ho sentito molta complicità con te in vita. E mi sono trovato molto bene, ti ho voluto molto bene. E lo vuole abbracciare. Anime affini. Mm. Sì. Bene. C'è da. succede eh? anche con le fiamme, Intanto padre figlio. Madre Beh. figlio l'abbiamo trovato, quindi c'è ah. anche padre e figlio. E la nonna materna? Mm. Non c'è, non ha nulla di particolare. Da dire ma lo abbraccia, Le vedo molto nell'ombra. Quasi come se facessero parte di tutti gli altri. Un po' così. E la paterna, cioè anche, la madre del padre. Che stiamo. Ok. Beh, ma chiamalo Giuseppe, così saluta il padre direttamente. Sì, sì, si sì, sono già abbracciati. Allora li salutiamo uh -huh. tutti. E vanno tutti. Mi ripeti il numero totale adesso eh, 85 più 38, 88, 88. Eh, che bel numero. Uh -huh. Bene, li salutiamo tutti, uh -huh. E chiudiamo il portale. Andiamo quindi al cluster con Giuseppe. Uh -huh. Ogni vita è come un contenitore ottagonale. con dentro delle perle uh -huh. e ogni perla è contratto un'esperienza di quella vita lì cosa vuole fare di tutte queste perle? Apriamo un portale definitivo e buttarle dentro ok lo faccia ovviamente i contratti che non gli piacciono più perché i contratti per esempio che ha stabilito con una fiamma okay. li può tenere modificare sì. accelerare uh -huh. poi un giorno magari chiameremo anche cioè analizzeremo anche i casi in cui non è stato deciso l'incontro con la fiamma ma c'è un asterisco uh -huh. Iniziamo a sospettare essere possibile mm. presente. Mm. Parleremo di multiversi presto. Mm. Quanti sono Elena? Così, cosa ti arriva? 25. Bene. Quindi sono cazzi amari un Casino, benvenuti mm. quando il gioco diventa ancora più complicato di quanto non sia, mm. e servono menti. Brave, coraggiose oh. e abili. Non solo menti anche cuori. Va bene. Ormai sa fare un Ad eternum, Giuseppe. Lo può uh -huh. lasciare qua. Se ne mette sei in bocca. Così non ci dimentichiamo ora che lo sa fare. Ok. E poi va con un nuovo Adernum fresco di giornata. All'avatar, ci sono un pezzettino. Una fetta. Si, sì, due fette piccole come se qua ci fossero le entità mentali e qua ci fosse quella cavalletta. Quindi alla seconda sessione, quando non erano state fatte le entità mentali, lo spiego a Giuseppe un po' a tutti, solitamente si vede questo avatar un po' come se fosse una torta a forma di uomo, a cui manca tutta la torta, tranne una fetta o delle fettine. no Esatto, proprio come sì. se fosse. Quindi anche magari prende un pezzo di testa e un pezzo di, di spalla. Mm. Quindi sono anche. Proprio separata. come se un laser tagliasse una, una fetta così, indipendentemente dalla forma della torta. Esatto. Che può essere a forma di uomo, a forma di bambia, a forma di cerchio, a forma di quadrato. Come proprio se ci fossero dei settori, che poi ricorda un po' i settori dei primi dischi eh, eh, di, di, di conservazione dati. No? Lavoravano proprio a spicchi, a settori. Ah, ecco, vedi, eh. Non ad anelli, eh, a settori. Eh, esatto. I floppy disk. Lavoravano così. Quindi, siccome questa cosa è assimilabile eh, come concetto a un programma, computer, sì. computer ci sta. I parallelismi si sprecano. Anche qui un ad eternum. Uh -huh. E lasciamo Giuseppe scatenarsi. Suggeriamogli di crearsi 5 ad eternum. E nei cinque corpi che lo riguardano, fisico, mentale, emozionale, subliminale ed eterico. Questo consolida il lavoro uh -huh. e lo chiude. Interferenze di ogni tipo immagino non ci siano più, verifichiamolo. No. Ok, quindi abbiamo tolto e ora creiamo. Sì sì, 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 non ti preoccupare, sì, sì. vediamo sì. anche la casa degli animali fra poco, vediamo prima la sua vibrazione e suggeriamo vediamo vediamo quanto sta. 725 miliardi, io vedo che è ancora, è per mano la fiamma, quindi ah, penso mh. sia così alta anche per quello. Vediamola staccato dalla fiamma, ah, se stacca. <ride> 321 miliardi. Bene. Se mettesse eh, l'obiettivo oggi di imparare la lingua francese, a quanto salirebbe immediatamente la, la frequenza? Se sale 480. Bene. E se non lo mettesse questo obiettivo, resta 321? Sì, adesso è 350. Okay. Consapevolezza sono valori molto molto alti questi, eh? sì. 193 PSP non ce n'era neanche bisogno prima. Comunque te lo chiedo lo stesso 63 47, 37. Era, quasi meglio, era quasi meglio prima, eh sì. però vabbè, adesso c'è tant'anima anima Mm. Vite precedenti 815 Cervello 10.1 Ad eternum in casa mm -hmm. ci sono disincarnati interferenze no e controllo su tutti gli animali con relativo ad eternum su di loro se vogliono allora, quello che ho visto è che oltre ai suoi cani e gatti il gatto <coughs> vedo in mm -hmm. giro fuori non so se è un, è un suo giardino una sua proprietà non lo so comunque vedo altri 4-5 sì, animali sì. che girano uh -huh può essere anche un cerbiatto ogni tanto delle due volpi cioè che girano intorno a lui perché è San Francesco cioè, sentono è esatto tipo sentono l'energia quindi in quel posto ci vanno volentieri mi sono proprio apparsi lo spirito animale si Se... il grande spirito. Sì, quando tu hai detto mettiamo gli ad ma gli animali, eh, in automatico eh, sono apparsi questi animali e gli ad eternum sono atti anche a questi animali qua, come se fossero suoi anche quelli. ecco Va bene, cosa fanno nel cinema? Come al solito il bambino salta tutto entusiasta. Il I bimbi sappiamo che fanno così. Eh. Il figlio ha visto il meccanismo e dice devo prendere coraggio e muovermi. Cercherò di prendere coraggio e muovermi. Messaggio finale di Giuseppe a se stesso. Allora, puoi allenare anche... Oltre a tornare vabbè, a sentire la comunicazione come abbiamo detto prima con eh, la natura, il vegetale e con gli animali, che sai già fare solo tipo un ripasso, no? quindi alzare le vibrazioni rispetto agli animali e le cose vegetali, piante, fiori e frutto, tutto. <coughs> Puoi arrivare ad allenare eh, la prima capacità medianica che mi viene che lui... Può fare, diciamo, più facilmente rispetto ad altre è la telecinesi partendo da eh, gli elementi della natura di cui già sente la vibrazione, e quindi eh, per lui è semplice collegarsi uh -huh. e quindi spostarli. Quindi può essere un fiore, una foglia, una foglia acqua anche una pigna. Fanno l'acqua di una pozzanghera l'acqua di un oppure l'acqua che scende la, e eh, la fa e la fa ah. scendere in un'altra maniera sì va bene. Uh -huh. di come lo vedi adesso lo vedo con questa energia azzurra che va verso avanti che va verso di fronte a lui uh -huh. Con al, il nuovo pezzo di evoluzione consapevolezza che può fare in questa vita adesso gli è chiaro, gli mancava quella parte lì mi fa vedere. Okay. Diciamo che aveva ecco, sentito le... Che, che, le, scusa, mm -hmm. che le altre Tutti esperienze dimmi. le aveva imparate, quindi gli mancava non sapeva qual era la, nu la nuova esperienza di questa vita. ecco Diciamo che la sua seconda sessione è stata sì utile per no. le entità mentali, che però 2, 3, livello 2, livello 3 non era no, così allucinante, li avrebbe potuto risolvere in qualche sì. anno anche da solo. Sì. Quanto semmai il discorso diciamo solito, che ormai è diventato perenne, sarà per perenne in tutto quest'anno, secondo me. No. Lei, co lei cosa fa? Lei si vuole lasciare un messaggio? Mi mm. dice cercherò di essere centrata per eh, consapevolizzare questo obiettivo. Eneterico e chiaro, adesso lei si centrerà, si concentrerà a farlo diventare consapevole, conscio anche alla mente e a vederlo chiaramente per andare verso Giuseppe. Va bene, pronta a tornare? Sì.